Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia, alleluia. Signore Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Riconosciamo la tua presenza in mezzo a noi. Signore, grazie, Signore, perché tu sei il fedele, Signore. Signore, tu sei il verace. E tu non mentisci mai, Signore. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno, Signore. Tu sei, Signore, colui che ha compiuto, ha fatto il patto e lo compie, Signore. Signore, grazie per questo patto che tu hai stretto con noi. Un patto di grazia. Signore, aiutaci, Signore, a restare in questo patto. Signore, questa sera parla ai nostri cuori, rivelati a noi, Signore. Noi ci presentiamo in sacrificio vivente. Questo è il nostro culto spirituale. Noi ti diamo i nostri corpi, la nostra vita. Intervieni tu, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dio ha stabilito un patto con... Ora cantate. Dio ha stabilito un patto con noi. Il nostro è un Dio che non ha relazione con le persone così. Egli, per stabilire, per benedire, per parlare, stabilisce un patto. Così fece con Abramo, così fece con Mosè. E oggi ha stabilito un patto attraverso Gesù. Egli, perché un patto? Perché il patto egli stabilizza e stabilisce come rapportarsi con lui. Lode a Gesù Cristo. Vedi, non c'è una visione personale del rapporto con Dio, cioè Dio non dà spazio, non è un Dio che stabilisce un patto personale, ha un rapporto personale, ma il patto è uno. Egli ha stabilito un patto. Egli nel vecchio patto stabilì tra lui, Dio Padre, e con l'uomo, col popolo, con Israele. Stabilì un rapporto col popolo di Israele, per parlare a Israele, per benedire Israele, per moltiplicare Israele, per mettere la sua unzione, le sue benedizioni su Israele. Ma il patto non andò. Il patto fu rotto perché l'uomo non mise in pratica. Vedi? Dio ha stabilito un patto. E tra Dio e l'uomo, tra Dio e il popolo di Israele, questo patto, popolo di Israele, è venuto meno. Quindi egli ha stabilito un patto maggiore, un patto migliore in Cristo. Lode Gesù Cristo. Quindi noi dobbiamo capire che non c'è un evangelo personale. Io molte mi trovo in questi ultimi tempi a vedere che molti hanno una visione personale del rapporto con Dio, come dire, ma non è così. Cioè, il rapporto con Dio ha stabilito lui un patto. Siamo noi che dobbiamo, per entrare in tutto ciò che egli ha promesso, ha stabilito, e questo patto egli l'ha fatto con delle promesse e con giuramenti, e poi lo ha sigillato col sangue.
Il sangue con cui l'ha sigillato è il suo sangue, è il sangue di Gesù Cristo. Cioè, quindi egli ha stabilito un patto. Chi rappresenta l'uomo è Gesù uomo, quindi egli stesso che rappresenta se stesso e che garantisce questo patto, e questo patto non può essere smosso. Lode Gesù Cristo. Ora, partendo da questo, preghiamo che ognuno di noi possa capire, perché se noi intendiamo, dice che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il popolo di Dio perisce, non riceve, non ottiene, perché vuole vivere nell'ignoranza. Vuole vivere. Io ho chiesto a molte fratelli, ma leggi la Bibbia. Non sanno. Chi non ha la Bibbia oggi, ai miei tempi costava molto di più, oggi con pochi euro. Leggetevi. Non significa, ma la conoscenza ci può salvare. È la mancanza di conoscenza che ci fa perire, che ci fa cadere a volte nelle mani dello spirito del presente secolo, che è condotto da Satana e il diavolo. Fratelli, non c'è il grigio, c'è il nero e il bianco. Non c'è il grigio. Quindi egli è venuto sulla terra con un preciso movente, quello di salvarci strappandoci dal potere delle tenebre che opera sull'uomo, su tutti gli uomini, per portarci nel regno della luce, nel regno della libertà. Lode Gesù Cristo. Ed egli ha stabilito delle promesse. Egli ha stabilito un patto, patto con promesse, con giuramenti. E tutto quello che egli ha stabilito lo compie. Lo compie. Fratelli, qual è il dunque? Dobbiamo entrare in questo patto. Perché molti hanno accettato Gesù, si sono battezzati, ma bisogna entrare poi nel patto. Se non entriamo nel patto di Dio, non vedremo, non assaporeremo, saremo fuori dalle promesse e dalle benedizioni che gli ha stabilito. Capitolo 8 di Ebrei, versetto 7. Dice poi che se quel primo patto fosse stato senza difetto, non si sarebbe cercato luogo per un secondo. Difatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. Non un patto come quello che feci coi loro padri nel giorno che li presi per la mano per trarli fuori dal paese d'Egitto. Perché essi non hanno perseverato nel mio patto. Ed io alla mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. Vedi, Dio ha un rapporto nel patto. Nel primo patto, dice, loro sono usciti dal patto e io non mi sono preso cura di loro. E quindi ha stabilito, perché così si muove il Signore. Dio si muove in questa maniera. Noi dobbiamo capire, non giudicare Dio come egli vuole operare. Noi dobbiamo capire come opera il Signore ed entrare nel rapporto con Lui secondo come egli ha stabilito, o no? Fratelli, non dobbiamo giudicare, ma è giusto, non è giusto. Non giudicate Dio. Piuttosto cerchiamo di capire come entrare nel patto che egli ha stabilito.
Il vecchio patto era un patto per opere. Bisognava compiere quelle opere che egli aveva stabilito, i comandamenti. Oggi egli ha stabilito un nuovo patto, che è un patto della grazia, di fede. Non è che non c'è un patto, c'è un patto. Quindi tutti coloro che non vivono, ecco, quando noi facciamo le nostre riflessioni e diciamo: Signore, ma perché? Perché viviamo questo? Perché si vivono queste situazioni? Perché? Allora, la risposta è trovare come stare nel rapporto con Dio, nel giusto rapporto, non secondo la propria visione. Perché oggi c'è questo, che ognuno cerca di rapportarsi secondo la propria visione. Dio aveva stabilito un patto con Adamo, vi ricordate? Un patto che fu interrotto perché è venuto meno lui con Eva. E il Signore, quando entrò nel giardino, non lo vide. Si incontravano tutti i giorni. Dopo che mangiò del frutto proibito, Adamo si nascose con Eva. Si nascondevano dalla presenza di Dio. Il peccato aveva messo dentro di loro questa malizia di nascondersi. Eppure Dio gli aveva fatto un patto con Adamo, gli aveva dato tutto. Sai che lui, Adamo, aveva ricevuto l'ordine di governare su tutto il mondo? Adamo aveva ricevuto l'ordine di governare su tutto. Era re di questa terra. Aveva ricevuto l'ordine di custodire, di governare. Aveva ricevuto tutto il potere sulla terra. E vi ricordate? Non leggete la Bibbia? Non sapete? Adamo aveva ricevuto tutto. Dio gli aveva affidato tutto il potere, tutto il governo. Però ci fu una voce, il serpente che gli disse, aveva tutto. E il serpente com'è che circuì Eva, Adamo ed Eva? Dice: se tu mangerai del frutto di quell'albero, diventerai come Dio. Diventerai come Dio. Cioè, l'uomo, Adamo, aveva ricevuto tutto il potere, tutto il dominio. Poi arrivò la tentazione, dice: se tu mangerai di quel frutto, diventerai come Dio. Lode Gesù Cristo. E quando mangiò di quel frutto proibito, questo è il peccato. Mangiò di quel frutto proibito, il peccato inserì dentro Adamo ed Eva il male, il pensiero maligno. Iniziò a nascondersi. Adamo che si nascondeva. E poi iniziò ad avere un dibattito, una contesa con Dio. Dice: che hai combinato, Adamo? Tu me l'hai messa accanto ad Eva. Eva, ma l'hai messa tu? Cioè, iniziò a dire al Signore. Dice: tu mi hai messa accanto a questa donna che mi ha indotto nel peccato. Cioè, la colpa era di Dio. Vedi com'è l'uomo?
è pronto ad accusare il Signore. Quando la natura di peccato tocca l'uomo, si nasconde, si apparta, si allontana. Erano nel giardino, si nascondevano. Dove sei? Adamo, dove sei? Ancora oggi il Signore dice: dove sei? Dice all'uomo: dove sei? Egli è pronto a perdonare. Ma lui, Adamo, non cercò il perdono. Adamo, invece di cercare il perdono di Dio, iniziò ad accusare il Signore. Tu me l'hai messa accanto. Tu mi hai messo questa che mi ha fatto peccare. Cioè la colpa non era sua, che aveva mangiato del frutto proibito, ma era del Signore che gli aveva messo accanto a Eva. Vedi com'è l'uomo? Non è che c'era dentro di lui il ravvedimento, il pentimento. Dice: no, ho sbagliato. Signore, perdonami, ho sbagliato. Ho disubbidito al tuo ordine. Non c'era. Fu naturale che lui se ne andò dal giardino dell'Eden, perché era subentrato il peccato, e il peccato lui non lo ha tolto dalla sua vita. Il peccato lo mandò lontano da Dio. Ancora oggi, vedi, avviene questo, no? Il peccato ci allontana da Dio. Quando c'è un potere sull'uomo, no? Si nasconde, ha vergogna. E dice: io non voglio avere parte con te. Sai cosa disse Adamo? Non voglio avere parte con te. Tu me l'hai messa vicina. La colpa era di Dio. Vedi? E questo suo atteggiamento lo portò lontano da Dio. E noi abbiamo nel nostro DNA la natura adamica, la natura carnale di Adamo. Tutta l'umanità che deriva da Adamo, e tutta l'umanità deriva da Adamo, ha la natura di peccato. Ecco perché Gesù è venuto e ha stabilito un nuovo patto. Egli aveva tentato di stabilire un patto per riportare e ricostruire il rapporto fra Dio e l'uomo. Leggiamo. Versetto 10. E questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal minore al maggiore di loro, poiché avrò misericordia delle loro iniquità, e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo: un nuovo patto, e gli ha dichiarato antico il primo. Ora quello che è diventato antico e invecchia è vicino a sparire. Lode Gesù Cristo. Capitolo 9, versetto 11. Salto alcuni punti. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna.
perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, avvenuta la sua morte per la redenzione della trasgressione commessa sotto il primo patto. I chiamati ricevono l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento bisogna che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento è valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore, affinché anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue. Difatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli, dei becchi con lana, con acqua, lana, scarlatte di soppo, e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi. E parimente asperso di sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del culto, e secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Era dunque necessario che le cose raffiguranti, quelle nei cieli, fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celeste stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi, poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Lode Gesù Cristo. E qua in Ebrei ci spiega, proprio è una lettura chiara, spero che sia chiara. Dio ha stabilito un patto, cioè è in questo patto che noi possiamo avere relazione con Lui. Rapporto con Dio e attraverso il patto. E in questo patto fra Dio e l'uomo e l'Israele spirituale c'è in questo patto la parte del cielo, la parte della divinità e la parte dell'uomo. E la parte dell'uomo è rappresentata da Gesù Cristo. Dice, ha detto il Signore, io stesso diventerò carne. Ed egli si è incarnato in un corpo umano. Dio si incarna in un corpo umano per stabilire un patto fra la divinità, Dio Padre, e tra il Figlio, Dio Figlio, che rappresenta l'umanità. Dice, lo farò io, ha detto, io stesso rappresenterò l'uomo. Lode Gesù Cristo. Io stesso rappresenterò l'uomo, perché tutti i patti dove l'uomo doveva garantire una parte sono venuti tutti meno. Sapete perché? Perché l'uomo nella sua natura viene meno. Adamo venne meno e iniziò ad avere un diverbio con Dio, dicendo: ma tu mi hai messo Eva vicino.
Non c'era il ravvedimento, non c'era il pentimento. Dice: io ho sbagliato, tu hai detto di non mangiare del frutto proibito. Lode Gesù Cristo. Dio aveva dato un ordine. E dice: stabilisce, Dio stabilisce. Oggi in quale patto siamo nel rapporto con Dio? Oggi siamo in questo patto, nel patto della grazia che Egli ha stabilito tra se stesso, Dio Padre, e tra Gesù Cristo, Dio Figlio, come mediatore di questo patto che rappresenta l'uomo. Egli è venuto in carne. Gesù è venuto in carne. Per questo è venuto in carne. Ed Egli ha stabilito questo patto che non può essere smosso. Ecco perché Egli dice e giurò per se stesso. Egli giurò per se stesso. Quindi è un patto con giuramento, un patto fatto di promesse e con giuramento. Ha giurato su se stesso. Lode Gesù Cristo. E allora dice: se questo patto della grazia, siamo tutti sotto la grazia. Egli è morto sulla croce per tutta l'umanità. Tutta l'umanità. Dice: Egli è morto sulla croce per tutti, cioè tutti coloro che credono. Ecco che significa entrare in Cristo, no? Entrare nel patto. Cristo ha compiuto l'opera della croce affinché noi entrassimo in questo patto. E quando noi accettiamo Gesù, che cosa avviene? Che cosa avviene quando un'anima accetta Gesù Cristo nella sua vita? Si ravvede, si pente e non è più se stesso, ma è Dio che vive attraverso di lui. Che cosa avviene? Che uno entra in Cristo, quindi entra nel patto. Lode Gesù Cristo. Dice: io porrò le mie leggi nelle loro menti e le scriverò sui loro cuori. Ti è mai capitato di sentire, prima ancora di conoscere nelle scritture, la volontà di Dio? A me è capitato. A me è capitato che prima ancora che io conoscessi alcuni passi, li sentivo dentro, li ho vissuti. Questo è il segno della nuova nascita, del rapporto con Dio. E allora che cosa avviene? Se noi entriamo in Cristo, entriamo nel patto. Qual è il problema dell'umanità, del cristianesimo? Che molti hanno una concezione religiosa. Dio non ha nessun interesse delle religioni. Quando Gesù è venuto sulla terra, Dio che si incarna in un corpo umano, si è avvicinata a noi nella maniera, come dire, più vicino, cioè è diventato come noi. Non c'era un modo migliore per avvicinarsi a noi, all'umanità, diventare umano. Cioè, egli è diventato uomo come noi ed è diventato garante di quel patto, sapete? Egli ha stabilito un patto, ne è diventato garante affinché chiunque entra in lui possa vivere le promesse di Dio. Andiamo in Giovanni capitolo 15.
dimorate in me, versetto 4, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Vedi? Vedi il patto? Quindi non dà spazio a una visione personale del patto con Dio. C'è un patto, Dio ha stabilito un patto. Cioè, che cos'è un patto? Una specie di contratto. Ma è un patto, significa, è qualcosa di più grande, di più importante. Ecco, quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo entrare. Non giudicare Dio, perché tu non sei nessuno, io non sono nessuno che posso giudicare il Signore. Io non ho nessuna autorità di giudicare Dio. Egli ha stabilito un patto, e questo patto è un patto perfetto, è un patto della grazia. Tu non devi pagare nulla, dice, si paga, ha pagato Lui. Tu non devi fare nessun sacrificio, il sacrificio l'ha compiuto Lui. Dice, che devo fare? Devi solo accettare. E dice in Giovanni capitolo 3, come ai tempi di Mosè, chiunque avrà guardato il serpente di bronzo nel deserto veniva salvato dal morso, perché a causa della ribellione erano sorti serpenti velenosi, a causa della ribellione erano sorti dalla terra serpenti velenosi che mordevano le persone e morivano. E Mosè si mise a pregare e disse, Signore Dio eterno, abbi misericordia, perdona i loro peccati. E il Signore ascoltò, Dio ascoltò Mosè, e gli disse, allora fai una cosa, vai al centro dell'accampamento, fai un serpente di rame, mettilo su un aste, chiunque alzerà gli occhi e lo guarderà, sarà salvato. Che c'è in tutto questo? Quale difficoltà? Certo, la difficoltà c'è, è nel riconoscere, è nell'orgoglio, è nelle posizioni, nelle visioni, nei convincimenti. Sai quanti convincimenti che Satana sta mettendo anche in mezzo alle comunità? È pieno di convincimenti, di dottrine, di visioni, di evangeli personali. No, io la penso così. Il problema è, non è la penso così, cosa ne pensa il Signore e qual è l'indirizzo di Dio, qual è il patto. Ecco, esempio: se uno deve entrare in un'associazione, no? In un'azienda, in una cooperativa, entra in un contratto, no? Sta prestabilito già, no? C'è uno statuto. Per esempio, un'associazione, dicevo, mi piace questa associazione, ne voglio fare parte. Tu immagini, io vado dal presidente dell'associazione e gli dico, senti, ma sta associazione non mi piace. Quello mi risponde, dice, ma bello mio, state per i fatti tuoi, cioè, se vuoi entrare, questo è il regolamento, questo è il patto, no? Che cos'è il patto? Ci sono delle regole, c'è un ordine. Ecco, ma se noi non lo conosciamo, dice in Osea, molti periscono per mancanza di conoscenza. Dice, il mio popolo perisce perché ignora. Ma non voglio dire che uno è ignorante, no? Perché magari si offende. Più ignora, però più presume. Io quante volte nelle discussioni, nel parlare, più non si conosce, più si presume. A volte è così, no? L'uomo ha le sue visioni. Ma dobbiamo capire, ti interessa avere un rapporto con Dio? Cioè, se ti interessa,
dobbiamo capire, io ho cercato di capire come entrare in questo rapporto, stabilendo che Lui è Dio e che io sono una creatura vivente che vivo un tempo e non sono Dio e ho bisogno di avere un rapporto con Lui per vivere su questo, in questo tempo in maniera diversa e non oppresso, non soggiogato, non schiavizzato. Prima non le capivo, poi l'ho capito. Poi ho capito perché l'uomo, la società vive le oppressioni, perché vive il potere. C'è il potere, così dice la scrittura, c'è il potere del diavolo. Egli ha scagliato gli angeli ribelli dal cielo sulla terra, dice, con un terzo degli angeli sulla terra, e gli ha dato il potere. Noi viviamo per capire i tempi in che viviamo. In questo tempo Satana ha il potere di regnare negli uomini ribelli alla volontà di Dio. Dio gli ha dato il potere di regnare negli uomini ribelli. Però Gesù è venuto, dice, ha abbandonato, no, non ha abbandonato l'umanità, è venuto egli stesso, è venuto in persona, non ha, prima aveva mandato profeti, parlava per mezzo, poi è venuto egli stesso, è venuto. Poi non solo, quando è salito in cielo non ci ha lasciati sprovveduti, ci ha mandato il suo spirito che è presente in mezzo a noi. Ecco, vi spiego, in Cristo che gli ha mandato il suo spirito affinché quando noi formiamo il corpo di Cristo e entriamo nel corpo di Cristo, entriamo nelle sue promesse. Lode Gesù Cristo. Un culto troppo elaborato, forse, troppo. Ebrei capitolo 6 dice, dobbiamo andare avanti. Chi ha scritto Ebrei 6 dice, dobbiamo andare avanti. Basta con l'atto spirituale, dobbiamo edificare e pensare a cose più importanti. Vi ricordate, l'abbiamo detto? Dico, che facciamo? Torniamo al latte spirituale, biberon e plasmon. Dice, non vogliamo più parlare della dottrina dei battesimi, imposizione delle mani, eccetera, eccetera. Dobbiamo andare avanti, perché Gesù sta tornando e noi dobbiamo formare il corpo di Cristo per entrare nel patto. Noi dobbiamo entrare nel patto che Dio ha stabilito, o no? Dobbiamo essere il suo popolo e vivere le sue benedizioni, vivere tutto ciò che Egli ha promesso per noi. Egli ha promesso la libertà. Dice, è nato in Luca, quando annunziano la nascita di Gesù, è nato l'Emmanuele. È nato l'Emmanuele, l'Iddio con noi. Quindi, tu che ti chiami Emanuele, ringrazialo. È un ricordo che Dio è con te, ma è anche con me. Non solo con Emanuele. Signore, grazie per questi figli santi. Ma è anche con me, è anche con te. È nato per stare con noi. Dio si è avvicinato ad ognuno personalmente, attraverso come? Il suo patto. Attraverso il suo patto. Alleluia. Quando mi deve aiutare quello dei microfoni non c'è mai. Lode Gesù Cristo. Capito? Cristo, Gesù Cristo uomo,
mediatore di questo nuovo patto. Quindi noi che dobbiamo fare? Leggiamo. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questo è un monito per coloro che conoscono e vogliono vivere da tralci, no? Ci sono le mode, no? Dice, no, è come l'albero di figo, no? Vi ricordate la parabola? Cioè, non è una parabola, quella è una storia che racconta Gesù. Avevano fame con i discepoli, stavano camminando. Gesù stesso ebbe fame, vide un albero e le foglie che facevano così, un figo. Dice Mizzica, andiamo là, sarà un albero pieno di frutti, eh? Tu immagina, nel deserto vedi un albero, la fame che ti assale, tu immagina, no? La fame che ti assale e vedi un bell'albero da lontano, verde, le foglie che si muovono. Si mangia. Dice, arrivarono là, non c'era frutto, era un albero con belle foglie, bellissime foglie, ma il Signore si adirò, dice. Sai qual è stato il pensiero del Signore? Si adirò. Dice, ma tu non porterai più frutto. Cioè, si è sentito preso così in giro che ha pronunziato una parola che quel figo si seccò all'istante. E i discepoli si spaventarono, dice, ma chi è questo? Cioè, questo che pronuncia questa parola e sto figo è diventato secco. Lode Gesù Cristo. Chi è Gesù? Se dimorate, ritornando a prima, se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca, codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Cioè, quando uno vuole vivere un cristianesimo atipico, no? Cioè, pastore, io sono un cristiano atipico alla moda, ci sono. Ogni tanto incontro quelli che hanno le visioni cristiane, quelli che conoscono, però tipo ci mettono il colore. Dice, mettiamoci un colore qui. Ogni tralcio che non è nella vite, ogni tralcio che non è attaccato alla vite, non serve. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, vi sarà fatto. Vedi? Vedi il patto? Qual è il patto? Se dimoriamo in lui. E perché egli dice questo? Perché ha stabilito un patto. Stava parlando ai discepoli, li stava istruendo su questo nuovo patto che stava per compiere. Se dimorate in me, e quelli facevano. Ma tu immagina Gesù con i discepoli, e Gesù che gli dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, poi lo spiega, dice: se le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, vi sarà fatto. Però umanamente questo non si può capire. Io dico, le cose di Dio, lo dice in Corinzi, l'Apostolo Paolo dice che la natura umana non può ricevere le cose di Dio, le può ricevere solo un cuore che desidera conoscere i misteri del Signore. I misteri vengono rivelati a coloro che lo desiderano. Io ero un ragazzo che desideroso, mi ricordo già da
da giovane desideravo conoscere la verità e c'era questo prete bravo, padre magro, mistero di Dio. E io gli dicevo: ma padre, non ci dite questo perché non sapete rispondere. Lui, stum, zitto. E dico io: mistero della fede, è perché uno cerca di, non sa cosa dire, non sa cosa rispondere, non conosce. Ma il Signore è venuto a rivelare i misteri, no? E a chi li rivela? A coloro che desiderano. Io vi posso dire una cosa, non è una presunzione, ma tutto ciò che io ho desiderato conoscere, tutto ciò che ho desiderato conoscere, delle cose che non capivo, il Signore me le ha spiegate tutte, sino ora, tutte. Tutte. E come lo fa con me? Lo fa con tutti. Non è che io sono qualcosa di particolare. Siamo tutti uguali. Con tutti risponde il Signore. Se tu vuoi capire qualcosa e glielo chiedi con un cuore puro e gli dici: Signore, rivelami, fammi capire, egli si rivelerà a te. Si farà conoscere 100%. Perché egli è fedele, perché egli ha stabilito questo patto. Un patto eterno. E lui non solo è colui che ha fatto nascere questo patto, è colui pure che lo garantisce. E lui non mentisce, dice. Egli non mentisce. Dice: se dimorate in me, allora che dobbiamo fare, fratelli? Cosa dobbiamo fare per entrare nel patto? Vedi, quando noi accettiamo Gesù, quando noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso, che cosa avviene? Che le anime iniziano e si collegano a Cristo. Quando si collegano a Cristo, entrano nel patto. Lode Gesù Cristo. Signore, voglio vivere il tuo patto. Se tu lo desideri, tu lo puoi vivere. Che devi fare? Devi entrare in Cristo. Devi vivere Cristo. Ma non Cristo secondo la tua visione, secondo la visione di X, Y, tuo marito, tua moglie, tuo nonno, secondo la volontà di Dio. Amen. Secondo l'ordine di Dio. Amen. Secondo quello che Egli ha stabilito. Quindi io ti invito, conosci. Infatti noi abbiamo un sito, ho fatto un sito io, conoscere Dio.info. Devi conoscere. Non chiudere gli occhi e metterlo nella sabbia. Devi conoscere. Devi sapere che Dio desidera avere una relazione con te. E questa relazione che Egli desidera avere è per il nostro bene. Perché noi a Lui non possiamo aggiungere nulla. Egli quello che è, lo è già. Siamo noi che veniamo arricchiti, liberati, fortificati. Lode Gesù Cristo. E la grazia, la pace, la gioia è uno status nel rapporto con Dio. Se tu hai un buon rapporto con Dio, ecco, quindi dobbiamo migliorare. Chi ha già un rapporto con Dio e lo vuole migliorare, si alzi in piedi. E chi non ha ancora un rapporto con Dio, si alzi in piedi lo stesso, che insieme preghiamo. Preghiamo che possiamo migliorare e che il Signore possa rivelarsi ad ognuno di noi per conoscere e vivere appieno la benedizione di Dio. Lode Gesù Cristo. Signore, Signore Padre, chi desidera può alzare le sue mani e noi pregheremo per lui. Pregheremo per te, Signore. Padre, io ti ringrazio, Signore, per la tua presenza. Signore, grazie perché tu sei morto e ancora di più sei risorto per noi a sigillare questo patto. Signore, io ti voglio chiedere per ognuno, Signore, che è presente questa sera e desidera conoscerti. Benedicilo, Padre.
tocca la loro vita, tocca la sua vita. Rivelati, Signore, affinché possano conoscere che il rapporto con te non è un mistero, ma è verità. Signore, e per tutti coloro che desiderano migliorare la propria relazione con te, Signore, benedicili, rivelati, affinché, Signore, tutto ciò, Signore, che separa da te, tutto ciò che ci separa da te, rivelaci, Signore, affinché ogni impedimento, ogni problema possa essere tolto dalla nostra vita, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Io ti chiedo di perdonare tutti i nostri peccati, nel nome di Gesù. Sangue di Gesù, lavaci e purifica. Il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava e ci dona un nuovo cuore. Il suo sangue, dice, che purifica ogni cosa. Vedi? Senza il versamento del suo sangue, noi non potevamo entrare in questo patto. Lode Gesù Cristo. Il suo sangue che ci lava e ci purifica. E com'è che ha effetto su di noi? Quando noi lo riconosciamo. Riconoscendolo, quell'atto ha un effetto su di noi, ha un'efficacia su di noi. Signore, noi riconosciamo l'opera tua della croce. Ancora oggi io l'accetto, lo confesso che tu sei il mio Dio, il mio Salvatore, e che hai versato il tuo sangue per me. Signore, grazie che hai pagato per me, per i miei peccati. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alleluia, Sharai Kenyosa tocca. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, santo, santo, santo. Alleluia, Rai Katai Kenyosa rota. Oh Re Kenyosa. Alleluia, santo, santo è il nome del Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, che tu sei venuto per ripristinare ciò che il peccato ci ha diviso. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.